arriva il cross col mancino in mezzo per Palacio di testa, il miracolo Dodò, gol! Arriva il colpo di testa di Palacio, palla che è indirizzata verso la porta, il miracolo di Ruffier e poi Dodò di sinistro incrocia, palo gol e 1-0 per l'Inter. Grande Ruffier, ma bravissimo Dodò, perché non era per niente facile trovare quell'angolo da quella posizione. Appoggio Dodò in gol, gol dell'1-0 per l'Inter, meritato se vogliamo proprio vedere. Gol dell'1-0 di Dodò. Dai ragazzi, dai, dai. Sì, il vantaggio ci meritato. Vede la mano dell'allenatore, cioè siamo in vantaggio nonostante Mazzarri, ma, questo Mazzarri. Lo dici tu, io dico che ci vede la mano di Mazzarri, lo dico io. Vedi la mano di Mazzarri. Questa è la nuova tattica di Elio Corno, per chi si fosse collegato solo adesso. Elio ha deciso che difenderà Mazzarri perché magari difendendolo terrà l'esordio. Vabbè. Lo sta facendo vedere Danilo. Danilo, cos'hai in mano? Saluggia. Danilo, cos'hai in mano? Questa è la Gazzetta dello Sport di 65 anni fa. Perché dovete sapere che oggi... Aspetta, alzalo un po' perché sennò non si vede. Che oggi... Noi facciamo la parte giovane. Dovete sapere. Dovete sapere. Spieghiamo cos'è quello. Dovete sapere. Posso parlare? Vai, Danilo. Visto che la tua storia e cultura arriva sì e no a Matteus, posso parlare? Solo guarda. Arriva sì e no però a Matteus. Non ti arrabbiare, che oggi, qua è un clima sereno. Oggi, anzi, non arriva neanche a Matteus. Oggi è una data storica, è una data simbolo per la storia dell'Inter. 6 novembre. Il 6 novembre del 1949 si è disputato il più grande derby di tutti i tempi, vinto dall'Inter per 6-5. Dovete sapere che dopo 19 minuti di partita, quelli là, come li chiamava il grande Peppino Prisco, erano in vantaggio 4-1 e pensavano... Dice qui gliene diamo 20. Invece finì 6-5. Invece ha vinto l'Inter 6-5 grazie a una prestazione strepitosa di Amadei, detto Fornaretto, autore di tre gol. Vilches, detto Tulipano Volante. Lorenzi, detto Veleno. E Stefano Niers, detto L'Apolline. Di Baiassal. Corner dalla destra, mischione in mezzo, alla fine arriva il 26 del Saint-Étienne che con il piattone batte Carriso sotto l'incrocio dei pali. 1-1, gol di Baiassal. Finisce 1-1 e ci è andata anche bene visto il secondo tempo, un punto direi guadagnato alla fine. La classifica è buona per quello che abbiamo fatto vedere nel secondo tempo, va bene così. In curva nord siamo desolati, dunque secondo tempo dell'Inter desolante, il calcio dell'Inter repellente. Repellente, beh.